Speriamo che dopo la conferenza mi vogliate di nuovo, sì, questa è la speranza principale. Allora, normalmente quando si fa le conferenze uno dice che cosa ti sei portato a casa, e uno si dovrebbe portare a casa la cosa più eclatante che ha sentito dire, no? La cosa che gli ha raggiunto il cuore. Allora io però purtroppo temo che quasi tutti un'idea di come funziona il sole ce l'abbiamo, quindi sarà difficile che io vi riesca a stupire più di tanto, per cui lo stupore l'ho messo tutto all'inizio, quindi stiamo per assistere a delle incredibili rivelazioni, cioè non è vero tutto quello che vi hanno detto gli scienziati. Il sole è stato acceso dagli alieni, giunti a bordo di un'astronave fatta a piramide, funzionante a succo di banana, guidata da un Maya oriundo di Righe. Lo hanno creato a partire da un buco nero quantisticamente evaporante, che normalmente è una di quelle cose che nelle bufale c'è sempre qualche parola che richiama qualche fatto di scienza. Tutti abbiamo sentito parlare dell'evaporazione dei buchi neri, poco importa se ci voglia un Google di anni, che peraltro è un'unità nata in astronomia, significa 10 alla 100 anni, e si scrive in un altro modo rispetto a Google, ma gli americani non sono mai molto bravi con la sintassi, e quindi hanno registrato il nome Google, pensando che fosse Google, per dire una cosa sterminata, e vabbè, questo è. Però non so se avete presente questo dipinto, questa pietra tombale Maya, dove si dovrebbe vedere un omino che sta guidando un'astronave nella loro testa, c'ha anche i razzi sotto, c'ha delle leve. In realtà quello lì è una divinità degli inferi, e sono le fiamme dell'inferno, perché evidentemente è una visione condivisa, quindi insomma non è un astronauta quello lì, purtroppo. Comunque, l'astronave quando è ripartita ha causato un contraccolpo e ha fatto affondare anche un continente, non diciamo quale, e quindi insomma, però dato che due rivelazioni sono poche, ve ne offro una terza, e l'astronave ebbe un guasto e cade sull'area 51. Diciamo che così con le siete a posto, per lo stupore l'abbiamo messo a parte. E quindi a parte gli scherzi cerchiamo di rimanere un attimino più seri. E siamo sicuri che il sole sia caldo? Nel senso che questa sembra di nuovo una battuta, però io vorrei che tutti noi avremo risposto: è ovvio che è caldo. Allora vorrei passare qualche secondo a spiegarvi che cosa voglia dire ovvio in fisica, perché ovvio in matematica non lo usa quasi nessuno, se non i professori di matematica, però abbiamo tutti un po' paura delle ovvietà in matematica. Invece in fisica, dato che siamo tutti corpi fisici, pensiamo di sapere qualunque cosa della fisica, no? Per cui è assolutamente ovvio che la Terra è piatta, da sempre, ed è assolutamente ovvio che la Terra è immobile tutto quanto le giri attorno, ed è ovvio che i corpi pesanti cadano più velocemente di quelli leggeri, e ovviamente la relatività galileiana è quella giusta, e infine ovviamente le porte sbattono perché il vento le spinge, non perché altri motivi. Cioè la parola ovvio, purtroppo a partire da Aristotele in fisica, è normalmente quando c'è qualcosa di ovvio è sbagliato, e quindi questa è la morale. In particolar modo la Terra è piatta è una sensazione legata al fatto che noi non ci rendiamo conto di abitare su una sfera, però già un 24-25 secoli fa erano arrivati a concepire la sfericità della Terra e anche a misurarla abbastanza bene. Bene o male, bisogna vedere, perché poi le misure dell'antichità sono date in un modo per cui lo sai tu davvero quanto pensava che era Tostene, quanto era ubito, come si chiamava, uno star, non lo so. Quindi a volte si fanno anche venire le cose. Però ecco, per esempio è interessante pensare che come questa conoscenza della Terra sferica sia andata perduta, però sia ritornata. Per esempio nella Divina Commedia Dante ha ben chiaro che la Terra sia perfettamente sferica. Peccato che sbagli un po' le dimensioni. Cioè per esempio c'è un momento nel Purgatorio dove lui dice era già l'ora che... Cioè lui dovrebbe dire è mezzanotte, però Dante gli piaceva parlare. E quindi invece di dire è mezzanotte dice... era il tramonto sul Gange, era il meridio quando il nostro Salvatore sparse il sangue, cioè su Gerusalemme, era l'alba su Gibilterra, e no, sono lì sotto nel Purgatorio, quindi uno dice è mezzanotte. Peccato che uno pensa che allora Dante credeva che da Gibilterra al Gange ci fossero 12 ore, ci fosse mezza terra, e non è così. Però questo spiega perché Colombo è partito, perché se Colombo non avesse creduto che la Terra era molto più piccola, avrebbe già saputo dall'inizio che non poteva arrivare dall'altra parte dell'Asia. Quindi si trovano anche, per cui la conoscenza della sfericità della Terra era ben nota. Una parola soltanto sul fatto che forse la meno ovvia di tutte, le porte sbattono perché il vento le spinge.
credo che tutti noi pensiamo questo, ma in realtà molto spesso le porte sbattono quando il vento soffia attraverso e ti sembrerebbe spingere. Questo è un effetto legato alla equazione di Bernoulli, che anche questa è una ricerca scoperta abbastanza recente, giusto? Ai tempi di Colombo le navi andavano con le vele quadrate, se c'è il vento in poppa bene, se no ammainiamo e andiamo a remi. Adesso le barre, adesso da un po' di secoli, le barche vanno con delle vele che risalgono il vento, anzi vanno ancora più veloci se il vento gli soffia contro, sfruttando lo stesso fenomeno per cui le porte sbattono. Mi spiace non avere un foglietto di carta, se no ve lo facevo vedere, ma non c'è un foglio di carta, imbrepliamo un foglio di carta, così facciamo l'unico esperimento della serata, vi faccio vedere perché è vero questa cosa qua. E se io soffio qua, soffio sopra, che cosa succede? Il foglio viene su, è abbastanza strano, nel senso che uno pensa che se soffio sotto il foglio vada su, ma se soffio sopra il foglio viene su lo stesso. E questo è lo stesso motivo per cui le porte sbattono e le navi possono risalire. Quindi attenzione a dire ovvio in fisica, perché ovvio di solito non lo è. Però vabbè, comunque il sole è caldo. Uno scoop l'abbiamo fatto, il sole è caldo. Ma quanto caldo il sole? Allora, la prossima slide è fatta per farvi pentire di non essere stati a vedere Fratelli di Crozza, è l'unica dove ci sono un po' di calcoli. E al sole arrivano circa 1000 watt per metro quadrato. In realtà sono 1366 sulla superficie dell'atmosfera, viene anche chiamata costante solare quella lì. La Terra si trova a 150 milioni di chilometri dal Sole, è un dato statistico medio, la Terra percorre un'ellisse, come ha scoperto Keplero, come ha dimostrato Newton dice di averla dimostrata la prima legge, ma non l'ha mai pubblicata, e quando qualcuno gliela chiedeva, ce l'ho nel cassetto, me l'ha spostata mia moglie, me l'ha mangiata il cane, perché la ellitticità delle onde, tirarla fuori non è una cosa banale, l'ellitticità delle orbite. Ci sono delle dimostrazioni fatte con l'uso dell'energia potenziale cinetica, ma non è proprio, cioè, infatti tutti noi assolutamente siamo la seconda e la terza, la prima è così perché è così. Vabbè, quindi, però diciamo che è talmente poco ellittica, mi sembra che la Terra passi da 149 milioni e mezzo di chilometri a 150 e mezzo, quindi c'è una milionata di chilometri che su 150 sono abbastanza pochi, quindi è abbastanza circolare, quindi possiamo pensare che dato che il Sole non abbiamo motivo di credere che non irradi in modo isotropo, anche se questa è un'ovvietà che andrebbe dimostrata, perché per esempio quando pensavano che la stessa cosa succedesse durante i brillamenti solari, e questo non è vero perché i brillamenti invece sono direzionali, però diciamo che l'energia invece è ragionevole pensare che venga irradiata in modo isotropo, e su ciascun metro quadrato, quindi una sfera di raggio 150 milioni di chilometri, deve arrivare quella energia lì. Allora facciamo due calcoli, 4πr² è la superficie della sfera, lo moltiplichiamo per la potenza che arriva su un metro quadro e ci viene fuori un numero che è 3,86 in 10 alla 26 watt, quindi vabbè, 3 kilowatt ce l'ho anch'io a casa, sarà più o meno uguale. Peccato che kilowatt è seguito da 10 alla 3, qua c'è un 10 alla 26, quindi è un po' di più di quello che abbiamo a casa, ma quanto di più? Allora, qua c'è un dato preso da Wikipedia, dice che nel 2004 il consumo totale del mondo era di 15 terawatt, 1,5 in 10 alla 13 watt. Allora, significa che se noi potessimo catturare un secondo dell'energia del Sole, l'umanità sarebbe a posto con questo tasso di consumo per 1000 miliardi di anni. 1000 miliardi di anni di consumo dell'uomo, un secondo del Sole. Quindi sarebbe bello. Allora, ma come fa il Sole a tirare fuori tutta questa energia? Le prime teorie sono, siamo nella rivoluzione industriale, e dicono, è fatto di carbon fossile. Il carbon fossile è la cosa più calda che c'è, che scalda di più, che brucia di più, fonde il ferro, la ghisa, la locomotiva, a vapore anche. E quindi è fatto di carbon fossile. Tralasciamo qualche dettaglio, tipo che il carbon fossile ha bisogno anche dell'ossigeno per bruciare, magari qualcuno anche che vada lì a rimestare le braccia. Sappiamo qual è il potere calorifico del carbon fossile, cioè quanta energia tiriamo bruciando fuori un chilo di carbone. Sappiamo qual è la massa del Sole, non da tanto, ma da un centinaio di anni, cioè da pochi anni in realtà, perché Cavendish pesa la Terra intorno al 1760, dopo più di 100 anni che
il buon Newton, da bravo teorico, ha detto c'è G per M per M di G, io sono teorico, te lo calcoli tu che sei sperimentale. E ci sono voluti 100 anni però per calcolare, perché in fisica a volte le misure sono difficili da fare. Vedi i bosoni di Higgs, vedi ricerca di onde gravitazionali, vedi misura della costante di gravitazione universale. In quegli stessi anni lì, un signore che si chiama Coulomb ha fatto una legge che è quella dell'elettrostatica e ha detto c'è una costante e l'hanno misurata un secondo dopo che l'aveva detto. Perché il problema è che fra la G della costante di gravitazione universale e la K che c'è nell'elettrostatica ci sono 23 zeri dietro. E quindi è più facile misurare una cosa enorme che non una cosa molto molto piccola. Allora, si divide il risultato che abbiamo ottenuto prima per quanta energia irradia in un secondo il Sole e vediamo quanto può vivere il Sole. 10.000 anni. Ah, non c'è 10.000 anni. La Bibbia dice che sembra iniziato 6.000 anni fa, ci stiamo dentro, non c'è problema. Passa un geologo, e lì è nata la inimicizia, non solo con gli ingegneri, ma anche con i geologi, e dice, ma guarda che sulla Terra ci sono dei fossili di animali vecchi milioni. Allora, la teoria del carbon fossile non funziona. Andiamo avanti, arriviamo all'età dell'Ottocento, vi sto per presentare due che dovrebbero far tremare le sedie, Kelvin e Helmholtz, due padri della termodinamica e comunque della fisica dell'Ottocento, insieme con Clausius e pochi altri così grandi, e loro fanno una teoria dove dicono, ma se ci fosse una nube di gas che sta collassando, si scalda e irradia energia. Tra l'altro non è un meccanismo così sbagliato, le stelle funzionano così nei primi milioni di anni della loro vita, quindi nello stadio che viene denominato di protostella, quindi non era così campata in aria. Kelvin si sfogherà più avanti delle scemenze, adesso ragionava ancora abbastanza bene, ora poi ne parliamo di qualche scemenza di Kelvin grossa. E abbiamo l'energia assicurata per una decina di milioni di anni, abbiamo fregato il geologo, però il geologo ripassa e dice, ma sulla Terra abbiamo dei suoli vecchi miliardi di anni. E lì proprio veramente, insomma, viene rabbia, veramente. E allora, come è possibile che nel 1900 nessuno avesse la benché minima idea di come funzionava il Sole? Non nel 1900 avanti Cristo, nel 1900. Ed è, lui ha fatto questa dichiarazione, è stata la prima di una lunga serie di scemenze. Nel senso, non c'è più nulla di nuovo da essere scoperto in fisica, non sappiamo neanche come funziona il Sole, però non c'è più niente da scoprire. Non solo, pochi anni dopo, sempre nel 1902, ha detto che niente di più pesante dell'aria sarebbe mai volato. Stavano già volando gli aerei dei fratelli Wright. I palloni aerostatici non sarebbero mai stati di nessuna utilità, li usiamo ancora adesso, costituiscono per la scienza una cosa pazzesca per studiare i raggi cosmici, gli andamenti delle atomi. Ne ha inanellato una serie, però per fortuna aveva fatto qualcosa di buono prima e quindi ce lo teniamo lo stesso Kelvin, però diciamo che ha detto un po' di sciocchezza. E bisognava attendere due veramente rivoluzioni nella conoscenza. Allora, tra l'altro, visto che siamo astrofili, il termine rivoluzione non l'avevo mai puntualizzato, l'ho scoperto quest'anno al Festival della Scienza, deriva dal De Revolutionibus Orbium Celesti, cioè il testo di Copernico che ha rivoluzionato le concezioni e da allora in avanti rivoluzione, che era un termine prettamente astronomico, è diventato significativo di un qualcosa che cambia completamente il paradigma corrente, un game changer, adesso si dice, perché magari cambi il paradigma è un modo antiquato di dire le cose. E quindi un Fosbury che decide un certo giorno di smettere di saltare così e di mettersi a saltare all'indietro, mai matto, e poi invece vince le Olimpiadi, e quindi quello lì è un game changer. Torniamo indietro però, perché sennò durava troppo poco la conferenza, finale 2 dobbiamo stare qua, e quindi torniamo al 1700 e parliamo di generazione spontanea. Cioè, i topi nascono dalle camicie sudate. Questo signore qua, Van Helmont, ha dato anche la ricetta. Cioè, prendi una camicia sporca di sudore, cioè una meraviglia, no? Cioè vai a zappare per 2 o 3 settimane col caldo, te la tieni anche per dormire magari,
poi ci metti un po' di chicchi di grano dentro, poi li metti in un vaso, li metti in cantina e incredibilmente ci troverai i topi dentro. Cioè, voglio dire, quindi la roba appariva, poverino, ma uno prima di lui, che appunto anche lui ne aveva azzeccato veramente poche, cioè Aristotele, aveva detto che le rane nascono spontaneamente dal fango, e questo l'aveva detto prima, perché era nel IV secolo avanti Cristo. Mi spiace per i filosofi presenti in sala, ma insomma, Aristotele non ne ha azzeccate tantissime, anche se ora c'è chi lo rivaluta, tipo Carlo Rovelli, per i concetti del tempo, no, però... è ovvio, nuovamente, che la materia appare e scompare, addirittura la vita appare e scompare, quindi è un'altra ovvietà della fisica. Però alla fine del Settecento arriva un matto, un altro di quelli che cambia il mondo, Lavoisier, che non lo dico subito alla fine, ha avuto un'unica sfiga, era un nobile era l'esattore delle tasse. Non è durato tanto durante la rivoluzione francese, è durato proprio poco, purtroppo, quindi è finito ghigliottinato, ma prima di essere ghigliottinato ha fatto una cosa veramente folle, cioè gli è venuto in mente di pesare il fumo dello zolfo. Cioè anche lì io ho un camino in campagna e porto su ceste di legno per 2 o 3 giorni e brucio legna nel camino. E dopo 4 giorni che avrò portato su 2 quintali di legna, dalla ceneriera tiro via 3 o 4 kg di cera. Perché la materia è sparita. Prima c'era, poi non c'è più. È un'altra cosa ovvia. Ma si può pensare di pesare il fumo? Cioè io me lo sono immaginato a Genova questo qua, c'era quasi venuto nell'alberino, di pesare il fumo, ma sto qui. Cioè, perché è una cosa folle, nel senso, quanto può pesare il fumo? Abbastanza da fare in modo che si conservi la materia, cioè la massa si conserva. Noi pesiamo lo zolfo prima, pesiamo la cenere dello zolfo dopo, pesiamo il fumo e è la stessa quantità. E quindi lui ha fatto la famosissima massima, non so se sia veramente dato in guerra a lui, però nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Purtroppo fra 2 o 3 slide vedremo che non è vero, però nel 1700 era vero anche questa cosa qua. Quindi c'è stato questo genio che ha cominciato a mettere in crisi qualche ovvietà. Questa legge di conservazione è importantissima, ma non è la prima. C'è stato un tizio prima di lui, Benjamin Franklin, che aveva postulato la conservazione della carica elettrica e l'ha fatto 10 anni prima. Benjamin Franklin ce l'ho messo, a parte perché è stato un genio, ma questo qui era un grandissimo scienziato e un grandissimo politico. Vabbè, non faccio commenti. Però insomma esistevano anche grandissimi politici e contemporaneamente scienziati. Torniamo avanti nel futuro, siamo nel 1900 e abbiamo detto che si profilavano delle, tanto che Kelvin diceva che non c'era niente da scoprire. Max Planck è alle prese con un problema di analisi matematica, perché lui deve studiare una cosa che si chiama spettro di corpo nero. Ci sono 2 funzioni che in genere si dice fittano, cioè assecondano abbastanza bene i dati sperimentali, una che funziona molto bene in una regione verso la sinistra, quindi verso le frequenze basse, una che funziona molto bene verso le frequenze alte, ma fra di loro sono incompatibili e non c'è verso di raccordarle. Però è un esercizio di analisi, lui è bravo, ci mette un po' di parametrini, sembra andare tutto bene, però facendo una cosa che si chiama integrale, andare a vedere che tutto l'energia che sta sotto questa curva viene sempre infinito, ed è brutto, i fisici gli infiniti non piacciono, i matematici sì, i fisici no. Infinito per un fisico è già, se siamo a 1 metro, 10 metri è già infinito, quindi i fisici hanno delle visioni un po' più limitate dei matematici. E lui gli viene in mente una stranezza, dice: ma se non fosse una variabile continua quella su cui mi muovo, l'energia non fosse continua, ma fosse permessa soltanto per certi valori discreti, e quindi sostituisce in qualche modo un integrale con una sommatoria, fa dei trucchi da matematico e tira fuori il concetto di quanto. Questo concetto di quanto di energia, cioè l'energia, non può avere tutti i valori che noi pensiamo possa avere, può avere 1, 2, 3 inopportune unità di energia.
ma non può avere 1,5, 3,2, è a pacchettini. Questa idea viene ripresa 5 anni dopo da Einstein, nel 1905, grazie all'idea di Planck, spiega l'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico, anche lui da solo varrebbe la pena di discuterne per ore, è stato scoperto per sbaglio da Hertz, quello delle onde, per capirci, della radio, infatti da allora quello che ha rivelato le onde elettromagnetiche. Aveva un problema, doveva fare un circuito che si chiama spinterogeno, giocava con i metalli e ha scoperto l'effetto fotoelettrico. Però, dato che era impegnato nella ricerca di cose più importanti, disse vabbè, poi ci torno dopo. Purtroppo è morto Hertz e quindi dopo non ha avuto tempo di tornare sull'effetto fotoelettrico, non ha mai preso il Nobel, però il nipote di Hertz l'ha preso, quindi un Nobel in famiglia è arrivato. E Einstein, oltre a fare quel lavoro sull'effetto fotoelettrico che gli varrà il premio Nobel e che spiegherà l'effetto fotoelettrico, in quell'anno lì, già che c'era, non sapeva cosa fare, ha già vinto il Nobel, ha anche fatto la teoria della relatività ristretta. Ha fatto anche una terza cosa, che anche quella da sola ne valeva 2 Nobel, cioè l'interpretazione dei moti browniani. Però non è così importante. La relatività speciale è importante perché è una di quelle teorie che hanno cambiato il mondo e per cui lui non ha mai avuto nessun riconoscimento, perché era talmente avanti come teoria, questa è la relatività speciale. La relatività generale, ancora a metà degli anni 60, non era creduta, per esempio, da tutti i vertici del programma spaziale americano. Quindi quando hanno messo in orbita i satelliti per il GPS a metà degli anni 60, i fisici dicevano, ma sapete che in orbita il tempo passa a una velocità diversa che a Terra? Ci mettiamo le routine di correzione? E non ce le mettiamo, va bene, proprio perché siete voi ce le mettiamo, ma sono spente. Le possiamo poi attivare e dare remoto. Ovviamente i satelliti sono andati su, hanno capito immediatamente che non funzionava nulla e hanno dovuto attivare le routine per la correzione legata alla gravità. Questo per dire due cose, che a metà degli anni 60, dopo che lui era già morto da 10 anni, non ci credevano ancora del tutto alla relatività generale e comunque anche la lungimiranza dei vertici dello spazio americani, che comunque erano militari, che tanto per il momento lì avevano anche il Vietnam, quindi si dà anche un'idea delle loro mentalità. Quindi, nella relatività ristretta, lo sappiamo per sentito dire tutti, si abbandonano il concetto di tempo e di spazio. Cioè per Newton esistevano le tre dimensioni, un palcoscenico vuoto e un orologio che dava il tempo, universale. Lui mescola le cose e dice che quello che può apparire tempo per qualcuno può apparire spazio per qualcun altro, sono annodati uno nell'altro e non ha più senso parlare di spazio e di tempo, ma si deve parlare di spazio e tempo. Meno noto, anche se più nota è l'equazione che sto per far vedere, è il fatto che anche la materia e l'energia non sono più entità distinte. Si può pensare che la massa sia una quantità, sia una energia fortemente condensata. Cioè possiamo pensare, l'analogia che si fa a volte è quella di dire il vapore acqueo e l'iceberg ghiacciato, no? È difficile pensare, non è ovvio a prima vista che siano la stessa cosa il vapore acqueo e il ghiaccio. E allo stesso modo non è ovvio che la massa e l'energia siano la stessa cosa, una, però possiamo considerare la massa una forma molto concentrata di energia. Questa è un'equazione che tutti conosciamo. Un richiamo su questo ci quadro, ci viene dalla parola latina celeritas, cioè la velocità per antonomasia, l'essenza della velocità, e questo ci quadrato è un numero che ha 16 zeri, anzi facciamo anche 17 perché è un 9, 10, 16. Quindi vuol dire che poca m diventa una e con 16 zeri dietro, quindi quando passiamo da m a e nascono 16 zeri, quindi poca m fa tanta e tanta e per fare poca m, ok? Questo è il contributo di Einstein. In quegli anni lì nasce l'idea anche di modello atomico, si parlava di atomi, i chimici avevano trovato che i composti chimici si formano sempre in certe proporzioni, quindi era spia del fatto che ci fosse un modello atomico, e Jay Thomson nel 1897 scopre l'elettrone, riesce a tirare fuori un elettrone da un atomo, e questo ha delle conseguenze particolari. La prima è che proprio lui vince il premio Nobel, e la cosa carinissima è che lui vince il premio Nobel per aver scoperto l'elettrone, e suo figlio una trentina di anni dopo prende il premio Nobel per aver scoperto che l'elettrone non è una particella,
Paget Thompson, tutti noi conosciamo l'altro americano che ha preso, non mi ricordo mai come si chiami invece, io mi ricordo il figlio, che ha fatto l'esperimento di scattering di elettroni e ha scoperto che si comportano come onde. Però è carino che il padre ha preso il nome perché ha scoperto la particella elettronica, elettroni, e il figlio si è andato contro il padre, l'elettrone non è una particella. Vabbè, e il problema è che l'atomo non è indivisibile, atomos senza parti, non divisibile, non è indivisibile. Se ci ho tirato fuori un elettrone vuol dire che non, c'è qualcosa dentro. E non solo, l'atomo, l'elettrone carico negativamente, vuol dire che ci deve essere dentro della carica positiva. E così Thomson formula questo modello chiamato a panettone. Cioè una pasta fatta da qualcosa di positivo con dentro che navigano gli elettroni. Questo è il modello di Thomson, siamo fine nei primi anni del Novecento. Allora però, siamo a questo punto qui, in quel periodo lì ci sono molti fisici e chimici che giocherellano con la radioattività. Poi, visto come fa luce l'uranio, io me ne metto un po' un chilo lì sul comodino e leggo anche di notte, fa luce, ma fai luce anche tu però. Cioè, insomma, quindi giocano e quella che gioca, la giocatrice per antonomasia è questa signora qua, Maria Skłodowska, che ho voluto non chiamare con l'altro nome con cui è nota perché mi sembrava più corretto darle il suo di nome. Quindi lei giocherellava e scoprono che se noi prendiamo del materiale radioattivo e lo mettiamo dentro al piombo non esce più niente, ma ci facciamo un buchino e riusciamo a far uscire un raggio, poi lo mettiamo in un'altra scatola di piombo con un altro buchino, facciamo quello che viene chiamato un collimatore e riusciamo a sparare un bel raggio di non sappiamo. Però ci mettiamo davanti uno schermo fosforescente e vediamo che si accendono le lucine, siamo fisici, sono bambini, cioè si divertono così, queste cose qua, e quindi vedono questi lampi, poi magari hanno delle conseguenze nefaste, però. Poi passa uno e dice, ma ce l'hai messo una calamita davanti? Dice, vuoi mettere una calamita? Mettiamo sempre una calamita in tasca, mettono una calamita e questo raggio si apre in tre. Cioè una parte del raggio deviene da una parte, una parte del raggio tira dall'altra, una parte del raggio. Allora, i fisici che con i nomi sono veramente dei fenomeni, dovendoli chiamare, li hanno chiamati alfa, beta e gamma. Uno dice, meno male che non c'era ancora Disney, perché potevano anche essere qui o qua, per cui, cioè, comunque alfa, beta e gamma sembra un bel nome. Allora, i beta li hanno beccati subito, sono le particelle che aveva scoperto Thomson, sono gli elettroni, e ce li smarchiamo. I gamma non lo sappiamo, gli alfa non lo sappiamo, però sappiamo una cosa, che gli alfa girano dall'altra parte, se i beta girano qua, gli alfa girano di là, quindi sono carichi positivamente, qualunque cosa siano, hanno una carica positiva. Allora c'è questo signore australiano, trapiantato a Manchester, tale Rutherford, che gli viene in mente un modello, un esperimento per mettere alla prova il modello di Thomson. Dice, io lo bombardo con delle particelle alfa e vedo che cosa dovrebbe succedere. Lui c'ha il suo bello schermo davanti, col suo bello raggetto alfa che arriva, e dice, ci metto davanti un oggetto e non arriva più niente. Ma se ce lo metto sottile, 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 insomma, alla fine dei conti ci mette dell'oro davanti, perché sappiamo che l'oro riesce a essere reso in fogli sottilissimi, e lui si aspetta che, se è vero il modello di Thomson, che cosa deve succedere? Che questo raggio ben concentrato diventi un po' sfocato, perché tutte le particelle alfa passando dentro a questa pasta positiva vengano un pochino deviate. Poi ci mette davanti l'ora e non vede niente, non si rende conto di nulla, cioè c'è questo puntino perfetto, come se passassero dentro. Poi un giorno gli capita di mettere, in realtà non l'ha fatto lui l'esperimento, l'ha fatto fare i suoi due galoppini, lo dico, tutti e due premi Nobel, cioè i galoppini di lusso, e loro si rendono conto, mettendo degli schermi dietro, che ci sono delle particelle alfa che vanno dietro, cioè come se fossero state respinte addirittura all'indietro. Allora è evidente che il modello di Thomson è sbagliato, lui ne partorisce uno nuovo nel 1910, grosso modo, 13. La carica positiva è concentrata al centro, in un oggetto che chiamiamo nucleo o protone, e gli elettroni girano come i pianeti in un tondo, a distanze a caso, come i pianeti, modello planetario. Per darvi un'idea di quanto è sbagliata questa scala, se
il nucleo è grande un millimetro, gli elettroni girano a 100 metri di distanza. Quindi non avrei dovuto fare la slide un po' più grossa. Quindi è ovvio che se io sparo delle particelle che sono grosse un millimetro in una cosa dove c'è una particella da un millimetro e poi c'è 100 metri, ci vuole una bella sfiga perché vada proprio a picchiare contro quella particella. Quindi quasi tutte le particelle alfa passano dritte. Quella che è proprio di sfiga va a picchiare contro il nucleo, più con più viene respinta ad angoli grandissimi. Quindi questo modello sembra funzionare molto bene. Passa il cugino del geologo di prima e dice: ma le equazioni di Maxwell dicono che se gli elettroni girano e irradiano, problema della stabilità dell'atomo. L'atomo non funziona. Passa questo signore qua, Niels Bohr, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, e dice: sfoderiamo l'idea di Planck di 10 anni fa e diciamo che c'è il nucleo, ci sono gli elettroni che girano, ma non a cavolo dove vogliono loro, girano dove dico io, a distanze ben precise, quantizzate, e possono, e la cosa bella è che, te lo dico io perché è un fatto di natura, principio, non irradiano, quando sono su quelle orbite lì non perdono energia per irradiazione. Quando è che la perdono? Soltanto quando saltano da un'orbita all'altra, emettendo un fotone quale di quelli che aveva inventato, diciamo, Einstein, con la sua formula E uguale a K, cioè c'è un salto energetico per passare da un'energia all'altra. Gli arriva dell'energia, i fotoni, gli elettroni saltano sulle orbite più lontane, poi dopo un po' tornano indietro riemettendo questa energia. Ma sono dei pacchetti discreti. Un elettrone non potrà mai girare a una distanza e mezza in questa unità di misura. Allora, a questo punto sappiamo come è fatto il nucleo e allora ci mettiamo a parlare di questa costruzione che conoscete tutti, è la tavola periodica. Quest'anno è il 150° anniversario della creazione da parte di questo signore qua, Mendeleev, e dice: come è fatto l'idrogeno? Beh, l'idrogeno è molto facile, ci ho tolto un elettrone e dentro c'è un protone. È fatto così, benissimo, facile, protone c'è una mano. Allora, protone e elettrone di solito sarebbe bello dare le unità sistema internazionale, però avrei dovuto dare dei numeri che sono 10 alla meno 27, 10 alla meno 31. I fisici usano queste unità di misura un po' strane, i mega electron volt, gli electron volt. Non è importante. Pensate che se questo qua pesa 938 kg, questo pesa mezzo chilo. Cioè una macchina, una mela, grosso modo. La massa qui dentro è tutta lì, 938 kg, mezzo chilo. Allora, abbiamo capito l'idrogeno, perfetto. E l'elio? L'elio io posso tirare fuori due elettroni, quindi ci devono essere dentro due protoni. Allora, facciamo due calcoli, il protone pesa 938, l'elettrone dal dettaglio, insomma, in pratica l'elio deve pesare esattamente il doppio dell'idrogeno. Giusto? Sbagliato. Pesa il quadruplo. Abbiamo capito niente, bisogna ricominciare da zero. Pur fortunatamente questo signore qua, James Chadwick, nel 32 scopre il neutrone. Il neutrone è una particella grossa come il protone, ha la stessa massa, grosso modo, ma non ha carica, se no non l'avrebbero chiamato neutro. Io, quando sono arrivato a questo punto della mia presentazione, ho notato una cosa, cioè questo signore qui ha una intersezione non nulla con la mia vita. Cioè, questo signore qui era, io avevo 7 anni quando è morto, cioè non stiamo parlando, oddio sono molto vecchio, però non stiamo parlando più di Napoleone e di, ok, di Lavoisier, parliamo di gente che era viva negli anni 70 e l'ha trovato nel 32, cioè non stiamo andando indietro, tanto anche per dire quanta strada mi ha fatto in così poco tempo. Scusa, sì. Il golf bianco di chi è? Mio. Lo puoi spostarlo, lo devo uscire. Scusate. Allora, il neutrone abbiamo detto che più o meno è grande come un protone. Se vi ricordate, qua c'era scritto 938,2, qua c'è scritto 939,5, pesa un chilo, diciamo, in più, proprio poca roba. E allora possiamo dire come è fatto l'elio. L'elio è fatto in questo modo: ci sono due protoni, due neutroni, che quando rendono conto di quel peso 4. Ma aiutano anche, perché un'altra cosa strana è che questi due protoni vicini non ci vogliono stare, perché
si respingono. Allora, se noi in mezzo ci infiliamo qualche cosa di neutro, cioè un protone becca un neutrone da una parte, poi un altro neutrone gli dà la mano, cioè un protone dall'altra parte, insomma riusciamo a tenerli insieme. Certo, bisogna che fra di loro interagiscano bene, diciamo, con una interazione più forte di quella elettromagnetica, e quindi, dato che appunto i fisici con i nomi hanno sempre un po' di difficoltà, essendo una forza un po' più forte, l'hanno chiamata forza forte. Poi hanno trovato che c'è un'altra forza un po' più debole e l'hanno chiamata forza debole. È andata bene, perché avrebbero potuto chiamarla forza un po' meno forte, però cioè, accontentiamoci di debole. Proseguiamo con l'ultimo elemento che vediamo nella tabella periodica, il litio. Posso tirare fuori 3 elettroni? Bene, allora mi aspetto che ci siano 3 protoni e 3 neutroni. Peso? Ce ne sono 7. E quindi nel litio ci sono 4 neutroni. Allora, c'è una regola generale. Se faccio crescere Z, cioè il numero di protoni, i protoni sono litigiosi appunto perché uno con l'altro si respingono, ci devo mettere sempre più poliziotti neutroni che li tengano tranquilli. Allora, in realtà in natura esistono varie mix di nuclei, no? Si chiamano isotopi, per esempio qua ho messo gli isotopi dell'idrogeno e qua gli isotopi dell'elio. Cioè c'è una configurazione in cui c'è il protone standard, questo è l'idrogeno, poi c'è questo che viene chiamato deuterio come atomo e deutone come nucleo, e questo che viene chiamato trizio, che magari è anche noto perché questo è un materiale radioattivo, ma diciamo abbastanza tranquillo, nel senso che nel giro di una quindicina di anni si dimezza, non è come il plutonio che inquina per milioni di anni, questo in un centinaio di anni non ce ne rimane. Quindi è una radioattività un po' più benigna sull'ambiente, diciamo, per quanto possa essere benigna una radioattività. Stesso coso l'elio 3 e l'elio 4. Allora, si chiamano isotopi perché dal punto di vista chimico sono indistinguibili. Cioè tutti noi sappiamo come è fatta la molecola dell'acqua, H2O. Se invece di berci un bicchiere di acqua, dentro c'è dell'acqua con dentro degli atomi del deuterio al posto dell'idrogeno, non è che ha un altro gusto, non è neanche pesante. Cioè, se ci viene pesantezza è il cinghiale che abbiamo mangiato, non l'acqua che abbiamo bevuto che conteneva del deuterio. Indistinguibile, quindi isotopi, cioè non, perché le caratteristiche chimiche sono decise unicamente dalla nuvola elettronica. Che cosa c'è nel nucleo alla chimica non gliene frega niente, e quindi, ma non, perché non è un'offesa per i chimici, cioè è così, è un fatto di natura. Allora le misure migliorano, pesiamo molto bene l'elio. Allora la massa di un neutrone e di due protoni l'abbiamo detta prima, 3755, basta fare il sommo. Peso molto bene un nucleo di elio, 3729 m. Cioè ho messo 2 neutroni e 2 protoni e la somma di loro 4 non fa la somma di loro 4. Non si è conservata la massa alla faccia di Lavoisier. I prodotti di reazione hanno una massa diversa dai reagenti. Ci sono 26 merli che si sono spariti. E dove sono spariti? Sono usciti sotto forma di energia, tantissima energia termica, liberati. Quindi scompare della massa, perché non serve, perché il principio di conservazione della massa non è più valido, così come non è più valido il principio di conservazione dell'energia. Quello che si deve conservare è la somma di massa e energia, un po' come nella fisica più elementare che magari avrete visto, quando parliamo di energia cinetica e di energia potenziale. Singolarmente non si conservano, però l'energia meccanica, che è la loro somma, si conserva se non ci sono attriti. E poi è un po' la stessa cosa. Allora, possiamo rifare i calcoli e vedere quanti nuclei di elio si devono formare in un secondo nel Sole per rendere conto di quella spaventosa energia che abbiamo visto all'inizio, che deve uscire ogni secondo dal Sole. Il Sole in ogni secondo brucia 594 miliardi di chili di idrogeno e diventano 590 miliardi di chili di elio ogni secondo. Ci ho provato, funziona, giuro, ho fatto il calcolo, viene. Il Sole dimagrisce, il Sole perde massa, ogni secondo il Sole diventa 4 miliardi di chili di massa in meno. È grave, dobbiamo preoccuparci?
Il Sole ha una massa di 1,34 in un anno, scusate, perde 1,34 in 17 kg, quindi 1,34 con 17 zeri dietro. Allora, dato che 9 più 8 fa 17, potrei dirvi che sono 134 milioni di miliardi di chili. Ogni anno, e il Sole è vivo da 5, ogni anno perde questa quantità, 134 milioni di miliardi di chili. È grave? No, perché il Sole ha una massa di 1,99 in 10 alla 30. Quindi ogni anno gli rosichiamo una cifra dalla tredicesima cifra decimale. Quindi tutto sommato il Sole non si impermalosisce più di troppo, perché la tredicesima cifra decimale è poco. Quindi direi che il Sole può bruciare per altri 5 miliardi di anni. E quindi abbiamo capito tutto, come Kelvin. Quindi questo già vi fa capire che... perché siamo proprio come Kelvin. Perché abbiamo detto che il Sole funziona fondendo idrogeno e nitrogeno. Passa al pronipote del geologo di prima e dice: ma i neutroni dove li prendiamo? Perché, cioè, il protone, c'è solo il protone nell'idrogeno, e il neutrone dove lo andiamo a prendere? I neutroni ci saranno, dai, ci saranno. No, in natura il protone non esiste. Il protone lo metti lì e dopo un quarto d'ora non c'è più. Non è una particella stabile, slegato, allo stato libero. Dopo un quarto d'ora fa questa reazione che viene chiamata decadimento beta, e il neutrone diventa un protone. Ne avevamo già un sole pieno, ci manca ancora che aggiungiamo ancora degli altri protoni. Nasce un protone, un elettrone e una particella qua col cappello, un antineutrino elettronico, poco male adesso. Però fortunatamente esiste anche la possibilità che un protone si trasformi in un neutrone in condizioni molto particolari, facendo quello che viene chiamato decadimento beta inverso. Cioè il protone diventa spontaneamente un neutrone, sputa fuori un positrone e un elettrone e un neutrino elettronico. Bene, siamo tutti contenti, cosa vuoi che ci voglia? Funziona così. Ogni tanto un protone ha voglia, diventa un neutrone, e quando è diventato un neutrone è tutto più facile, fa il neutrone. Allora, tanto che cos'è questo signore qua, il neutrino elettronico? Questo qua è un artificio inventato da questo signore qua, un altro signore abbastanza importante, Wolfgang Pauli, quello del principio di esclusione. E lui, se riesco a spiegarvi in due secondi qual era il problema del decadimento beta. Se un neutrone diventa un protone, avevamo detto 939,5, 938,2, poi nasce un elettrone che è mezzo, insomma ci ballano 0,8 MeV. Questi 0,8 MeV di massa scompaiono. E cosa diventano? Energia cinetica. Di chi? Del protone e dell'elettrone. Ma il protone pesa 2000 volte tanto l'elettrone, quindi si portano via tanta quantità di moto per ciascuno, ma quindi vuol dire che quello che pesa 2000 volte meno si porta via 2000 volte più velocità. L'energia cinetica c'ha al quadrato, insomma, per farla breve, il protone rimane fermo e l'elettrone parte via. E ci aspettiamo che tutti gli elettroni partano via con la stessa energia, con la stessa velocità, perché quella è, se no, niente, non è così. Guardando il decadimento beta, gli elettroni escono con la velocità che volete voi, quella che volete, da 0 a 800, esce tutto quello che volete. E allora uno si domanda, vabbè, siamo in un periodo di grandi trasformazioni, anni 20, anni 30, abbiamo rinunciato a tutto, abbiamo rinunciato all'energia continua, abbiamo rinunciato alla conservazione della massa, alla conservazione dell'energia. Vabbè, rinunciamo alla conservazione dell'energia. Quale sarà il problema? Per un po' ci pensano al fatto che non si conservi l'energia, però poi sembra un po' troppo grossa. Allora questo signore qua gli viene in mente: ma se ci fosse una terza particella fantasma che noi non riusciamo a vedere e aiutasse lei l'elettrone? Cioè, una volta si porta via tutta l'energia all'elettrone, una volta se la porta via tutta il neutrino, una volta se ne porta via un po' l'energia, un po' l'elettrone e un po' il neutrino. Riusciamo a spiegare quello spettro di emissione non monocromatica, come dicono tecnicamente questi tizi qua, e Fermi gli piace un casino questa idea e la incorpora nella sua teoria del decadimento beta, e da allora il neutrino 1934 esiste. Poi fallo a trovare, i primi esperimenti che lo hanno visto sono del 1956. Ma se fosse vero, il neutrino ha una cosa bellissima e una cosa bruttissima. Il neutrino è neutro e non interagisce con quasi nulla.
Quindi è una cosa bellissima perché i neutrini prodotti nel centro del Sole, dopo 493 secondi, 8 minuti e 13 secondi di luce, sono sulla Terra e ci possono dare, dopo 10 minuti, un'informazione di come sta bruciando il Sole dentro, perché lo bucano, passano senza alcun problema al Sole. Il problema è che passano senza alcun problema anche attraverso noi e attraverso tutta la Terra. Qui siamo attraversati da miliardi di neutrini in continuazione. E poi non è che passano noi, passano tutta la Terra e ne vanno via. Quindi trovare, bellissimo quindi, perché ci portano informazioni del centro del Sole, ma vale a beccare i neutrini. Ci mettono un bel po' di anni, ma nel 1956 Davis è stato il primo che è riuscito a rivelare delle miniere di sale, è stato il primo a riuscire a trovare una reazione col cloro e l'argon per rivelare i neutrini. Un brevissimo passaggio sul modello standard, che è costituito da quark, leptoni e forze. Tutto l'universo è costituito da quark, up, down, elettroni e neutrini. Questa seconda e questa terza famiglia non servono a niente, nel senso che non esistono in natura, se non all'interno degli esperimenti del CERN, e ci sono dei mediatori delle forze. In particolare vi vorrei far vedere questa W, perché fra un po' ne riparliamo. Z e W, gamma sono i fotoni, gli unici che forse vi sono più classici, perché sono la luce. Allora, il protone e il neutrone non sono particelle elementari secondo questo modello, e per esempio vi faccio vedere come è fatto un protone. Un protone è fatto da quark, due quark up e un quark down. Il quark up ha una carica più 2 terzi, il quark down meno 1 terzo. Più 2 terzi, più 2 terzi, 4 terzi, meno 1 terzo, 3 terzi, ok, abbiamo fatto la carica del protone. Con un po' di fantasia proviamo al neutrone, più 2 terzi, meno 1 terzo, meno 1 terzo, e abbiamo fatto il neutrone che è un neutrone. Ci sono tre particelle, quindi potremmo avere anche delle particelle con 3 up, con carica 2, e infatti esistono, anche se durano pochissimi tempi nucleari, roba di 10 secondi, oppure potremmo avere 3 down. Questo, tra l'altro, lo dico soltanto al volo, vedete che sono blu, rossi e verdi. Dato che devono esistere delle configurazioni con 3 quark tutti up, Pauli si arrabbiava, perché nel senso lui dice più di 2 non possono stare, non è stato fondamentale, e hanno dovuto inventare una nuova carica chiamata carica di colore, e che non si vede esattamente come la carica frazionale. Sappiamo tutti che il blu più il rosso più il verde fanno il bianco, quindi noi non vediamo le particelle colorate, è un nome di fantasia, il colore è una proprietà di fantasia. Però abbiamo dovuto immaginare che ci esistessero in 3 varietà, e gli esperimenti dicono che è proprio così. Questo lo lasciamo perdere. Questo è il decadimento beta, quello di cui abbiamo parlato prima. Questo è up, down, down, un neutrone. E a un certo momento a un quark down gli viene voglia di diventare up. E quindi che cosa succede? Lui era down, era meno un terzo, vuole diventare up più 2 terzi, prende in prestito più 1 di carica e deve sparare fuori un oggetto che si chiama Peugeot 208, se ce l'ha confermato. Peugeot 208. 208, 308, 308, questo e mezzo. Allora, spara fuori una particella a carica meno, e questa particella ha un tempo di vita brevissimo e decade in un neutrino e un elettrone. Il processo descritto da Fermi era, passava direttamente da qui, se lui non sapeva che da qui a qui, con l'emissione di un elettrone e di un antineutrino. Questo pezzo è stato aggiunto da persone che hanno creato quello del cosiddetto modello standard. In particolare questa parte qua l'hanno fatta delle persone che si chiamano Abdussalam, Steven Weinberg. Perché è importante? Perché ho voluto perderci un po' di tempo. Perché questa particella qua, W meno, con sua sorella Z0 e suo fratello W più, sono le particelle che hanno fatto vincere il premio Nobel a Carlo Rubbia. Perché sono quelle che sono state trovate all'EP, al CERN, nel 1980. Quindi sono proprio le particelle mediatrici della forza debole, che è stata ipotizzata da Weinberg, Abdussalam, e trovata sperimentalmente da Rubbia e, come si chiamava, l'ingegnere? Il Van der Merwe, dello stochastic cooling, che ha inventato il sistema del raffreddamento stocastico. Va bene, e qui ci sono l'ultima cosa, poi di neutrino ne parliamo più. Il primo
Dov'è? Questa è una parte abbastanza strana, però qua ci dice quanti neutrini abbiamo visto negli esperimenti rispetto a quanti ce ne aspettavamo. Se funzionasse bene dovremmo vedere tutti degli 1, cioè il 100%. I primi esperimenti, vedete quelli di Davis che sfruttavano la reazione neutrino-cloro, 30%. 30% di neutrini, un terzo. Gli ultimi ne vedono decisamente di più. Vedete che però qua c'è scritto nu alfa. Vorrei spendere 2 secondi per dire questa cosa qua. Per lungo tempo, anni 80-90, si è parlato del problema dei neutrini mancanti. Sicuramente se qua la gente seguiva ha capito di che cosa sto parlando. E sono state anche proposte variazioni alla ricetta con cui funzionava il Sole per ovviare a questo problema. Per esempio si dice magari le reazioni non sono proprio quelle, sono un po' più queste. Si studiavano sezioni dure, si studiava la possibilità che ci fossero delle risonanze, venivano cambiate dei picchi di gamma. Per la mia tesi è stata fatta cercando di trovare questa cosa qua. Sono stato meno fortunato di Geiger e Marsden, che gli hanno dato un esperimento, loro hanno vinto il primo Nobel, a me hanno dato un esperimento, ma io il bike picco non l'ho trovato e il Nobel. Loro non cercavano niente e l'hanno trovato, io cercavo qualcosa e non l'ho trovato. Loro sono stati più fortunati. C'avevano Rutherford come relatore, però so. È facile, mi piace vincere facile, no? Sì. Va bene. E allora vorrei però dirvi come viene spiegata attualmente il fatto che noi vediamo un terzo dei neutrini elettronici. Dal Sole escono neutrini elettronici. Faccio il neutrino elettronico che cammina e dice non ne ho più voglia di essere elettronico, divento muonico. Cammina ancora un po' e dice adesso voglio diventare tauonico. E va avanti così e marcia dal Sole fino alla Terra. Statisticamente un terzo dei neutrini che arrivano sulla Terra saranno elettronici, un terzo muonici, un terzo tauonici. Se noi mettiamo in campo degli esperimenti che vedono solo i neutrini elettronici, ne becchiamo solo un terzo. Questa è la spiegazione, che è bellissima cosa, però c'è un problema che ci pone Einstein. Il problema è il seguente: se tu hai una massa non puoi andare alla velocità della luce. Se tu non hai una massa devi solo andare alla velocità della luce. Se hai una massa e acceleri vai sempre più veloce, il tuo orologio rallenta sempre di più. Più vai forte più rimani giovane, se non ti schianti. Insomma, però rimani giovane. Allora, il fotone invece che va alla velocità della luce non ha l'orologio. Io sono un fotone, non ho l'orologio. Il fotone è sempre giovane, non passa per lui il tempo. Allora, se il neutrino non ha massa, il neutrino non ha l'orologio e quindi non può dire adesso divento muonico, perché non ce l'ha adesso. Adesso divento tauonico, non può, non c'ha l'orologio. Quindi se il neutrino non ha massa, non può fare l'oscillazione neutrinica di sapore di cui abbiamo parlato. Rimane dello stesso gusto. Se invece ha una massa, può oscillare. Quindi gli esperimenti si sono spostati da quelli di ricerca di neutrini a cercare di trovare quanto valga la massa del neutrino, ma sono esperimenti difficili. Attualmente abbiamo un limite superiore per la massa del neutrino, che è 0,086 electron volt. L'elettrone, che era la cosa più leggera di tutte, era 511.000. Qua siamo a 0,0. E quello è il limite superiore, cioè se ha massa e pare assodato, perché sennò non riusciamo veramente a capire più niente, ma ce l'ha più piccola di così. E quindi, come sempre, le cose piccole in fisica sono difficili da trovare, e quindi è per quello che non siamo ancora riusciti a dire il neutrino ha una massa di 2 in qualche unità di misura. Allora, riassumendo, ma non vi preoccupate, non è finita, c'è ancora un paio d'ore. Riassumendo, un protone diventa un neutrone e si lega a un altro protone per formare un deutone. Il deutone si lega a un altro protone e forma un nucleo di elio 3. Un nucleo di elio 3 incontra un altro nucleo di elio 3, formano un elio 4, rigettano i due protoni che ci sono di troppo, liberano 26 MeV di energia, oltre ai neutrini che vediamo. Ci sono degli altri meccanismi all'opera, ma secondari, il ciclo CNO, dove il carbonio, azoto e ossigeno vengono usati come catalizzatori per accelerare la reazione.
Anche perché un protone diventa un neutrone, c'è una probabilità che di una in un miliardo di anni. Cioè, il protone diventa un neutrone una volta in un miliardo, anche perché lo può diventare solo una volta. Però mediamente in quelle condizioni ogni miliardo di anni. Però nel Sole ce ne sono tanti e questo garantisce che ogni secondo se ne formino abbastanza per tenere conto di questo. Se si formassero tutti insieme sarebbe un problema perché il Sole farebbe pum di colpo e sarebbe una bomba termonucleare e rilascerebbe tutta l'energia in un secondo. Ma quello succede più avanti. L'energia risale dalla superficie in circa 1 milione di anni. L'energia che si forma giù nel Sole ci mette 1 milione di anni per meccanismi di convezione da arrivare in superficie. Poi arriva in superficie, finalmente viene irradiata sotto forma di luce, calore, infrarossi, eccetera. Allora, abbiamo capito perché il Sole è caldo, spero di avervi spiegato questo, però, ripeto, dato che vi volevo mandare a casa con una rivelazione particolare, che non può essere quella iniziale, sto per dirvi qualcosa di abbastanza sconcertante, effettivamente però è vero, io lo ritengo vero, per cui verranno messe in crisi le cose che vi ha detto probabilmente anche la maestra all'elementare. Cioè, il Sole non è una fonte di energia. E quindi passerò il resto del tempo, se non mi tirate i pomodori, a spiegarvi perché non è vero che il Sole è una fonte di energia. Dopo che vi ho spiegato perché lo è, ora vi spiego perché non. E parliamo di, saltiamo un po' l'argomento, parliamo di fotosintesi clorofilliana. Anche perché, spero che non ci siano troppi botanici qua dentro, chimici, biochimici, poteva andarvi peggio quei termini che avete sentito stasera. Se vi sembravano strani, leggete un po' qua il citocromo, il plastochinone, la plastocianina, il lume del tilacoide e la ferrodossina e la sintetasi. Quindi, quando dicono che i fisici fanno dei termini difficili, ok. Di tutto questo meccanismo, che di cui non capisco assolutamente nulla, l'unica cosa che mi interessa è questa, luce. Cioè la fotosintesi parte con la luce. E che cosa è la luce? La luce è una fetta di spettro elettromagnetico. Non è una fetta a caso, va da 400 a 700 nanometri. È la fetta che i nostri rivelatori di radiazioni elettromagnetiche, vulgo occhi, si sono evoluti a vedere. E c'è un motivo ben particolare. L'atmosfera respinge tutta la radiazione elettromagnetica. E c'è un buco, è un filtro praticamente dove passa solo una regione di luce, quella lì. Ma è un filtro che, cioè, questa luce qui passa con un fattore 10 alla 9 rispetto all'altra. Cioè, che non è male, perché arriverebbero giù gli ultravioletti, arriverebbero giù i raggi X. Quindi, ecco perché i nostri occhi si sono abituati a vedere quella fetta. Perché quella fetta di spettro arriva a terra. C'è una cosa che non sono riuscito a trovare, mi sembra che sia su Rumeni, che c'è una bellissima immagine dove si vede benissimo la quantità di energia che passa in ogni fetta di energia, di banda elettromagnetica. E si vede proprio, si capisce perché i nostri occhi vedono quella cosa lì. E tutti vediamo questa regione qua, tutti gli animali. Mentre per esempio per i suoni, ogni animale si è evoluto un po' per i fatti suoi, no? Ci sono gli animali che sentono gli ultrasuoni, quelli che sentono gli infrasuoni. Gli animali invece grosso modo tutti vediamo in quella regione lì, perché è quella che ci arriva. Allora, le piante si sono evolute con la clorofilla per sfruttare in particolar modo la zona del blu e la zona del rosso. E allora qui vi fa vedere da che cosa è originata la fotosintesi clorofilliana. Arriva un fotone di circa 3 electron volt. Vi ricordate il modello di Bohr? Spara un elettrone su un livello eccitato, sta un po' lì, in realtà se la passa l'uno con l'altro, e poi finalmente fanno le reazioni. Il punto è questo, deve arrivare un fotone da 3 electron volt. Non possono arrivare 3 fotoni da 1 electron volt. Non si può fare le somme così in meccanica quantistica. Ce ne vuole uno tutto di un pezzo, deve arrivare un pezzo di energia da 3 electron volt. E quindi possiamo dire che cosa è il Sole? La Terra riceve dal Sole pochi fotoni buoni, nel visibile. Buoni vuol dire che servono per fare la fotosintesi, clorofilla. E la Terra butta via nello spazio tanti fotoni nell'infrarosso. Il bilancio energetico è zero, magari è legato al fatto che purtroppo sappiamo benissimo che c'è in atto un riscaldamento globale, quindi purtroppo buttiamo via meno energia di quella che riceviamo.
Però se funzionasse tutto bene, noi rimarremmo perfettamente alla stessa temperatura. Tanta energia riceviamo dal sole, tanta ne buttiamo via. Quindi uno dice, vabbè, ma allora se io prendo la terra, la avvolgo nel dompack e poi ci metto anche del polistirolo, bene, quindi rinuncio al sole, l'energia rimane quella, non ho bisogno dell'energia del sole. Peccato che tutto muore dopo un secondo. Perché noi, adesso mi chiudo la serata con questa cosa qua, perché se qualcuno non si è ancora addormentato, come vede quella parola, crolla, il sole non è una fonte di energia, il sole è una fonte di bassa entropia. La vita sulla Terra esiste grazie a questo salto entropico, riceviamo energia pregiata, buttiamo energia vecchia. Io un minuto, non di più, vi racconto come spiego l'entropia, in terza, con un racconto. C'è un ragazzo che a mezzanotte sta andando in moto e rimane senza benzina. Rimane senza benzina, però è abbastanza fortunato perché è su una collinetta, c'è una discesa e c'è un distributore. Ed è un self-service aperto 24 ore, quindi lui arriva proprio perfettamente dalla pompa. Portafoglio, apre, biglietto da 10 euro, mette nel self-service, fa benzina, torna a casa, non è successo niente. Altro ragazzo si trova nella stessa identica situazione, collinetta, senza benzina, benzinaio, arriva lì, ce l'ho fatta, apre il portafoglio, ha 5 monete da 2 euro. Deve telefonare a casa, vieni a prendere aiuto, non esce più da casa per una settimana. Il secondo ragazzo non ha potuto fare benzina, non perché non avesse i soldi, perché ne aveva tanti come il primo. Ma non aveva il biglietto da 10 euro, aveva 5 monetine da 2, che non fanno un biglietto da 10. La clorofilla accetta un biglietto da 10, non vuole 5 monetine da 2 euro, vuole un pezzo unico, e questo pezzo unico glielo dà il sole. Questo è il concetto di entropia. Cioè l'energia è un concetto superato, dice Clausius. Clausius, dopo che ha fatto il principio di conservazione dell'energia, si rende conto che l'energia non è tutta uguale. Avere 10 joule di energia non vuole dire niente, perché se ho 10 joule di energia gravitazionale posso tirare fuori 10 joule di calore. Ma se ho 10 joule di calore, col cavolo che riesco a tirare fuori 10 joule di energia gravitazionale. Cioè, l'universo è uno strozzino, un cambiavalute strozzino. Cioè, tu vai là con 10 euro e ti dà 10 euro di pizza di fango del Camerun, come si diceva una volta, no? Poi tu torni, cerchi di ricambiare indietro la pizza di fango del Camerun e ti dice, no, guarda, ti do un euro e ce ne cresce, no? Perché è esattamente così, cioè il cambio da una forma di energia a un'altra è molto facile, tornare indietro è estremamente difficile. Quindi, almeno questa cosa qua, nel senso, non ci serve l'energia del sole. Ci serve la qualità, il gusto dell'energia del sole. L'ultima cosa che non c'entra niente, però mi è piaciuta un casino al Festival della Scienza, quindi ce l'ho messa anch'io, c'è la tavola periodica, che sta appunto tutto sulla tavola periodica, dove compaiono dei colorati e in base a dove sono stati formati i vari nutrienti. Per cui l'idrogeno è stato tutto formato, si chiama cosmologico, creato al momento del Big Bang. L'elio idem, quasi interamente, poi c'è questo triangolino giallo, le dying low stars, low mass stars, bellissimo questo col punto interrogativo, coalescenza di stelle neutroniche, e questo grafico qui che è quello che è stato rivelato un paio di anni fa, dove hanno effettivamente visto la coalescenza di due stelle, l'hanno vista tramite LIGO e Virgo, e gli interferometri per la ricerca delle onde gravitazionali, e diciamo, la cosa bella è che sono anche, essendo stelle di neutroni, sono anche riusciti a vedere quella che viene chiamata la controparte ottica, quindi hanno individuato le stelle che hanno originato questa cosa qua e hanno visto per esempio delle cosette tipo che sono state create tre masse terrestri di oro, platino, cioè roba che zio Paperone parte subito, no? Per andarsela a prendere. E quindi, diciamo, è stata una conferma spettacolare questa che abbiamo. Quindi io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Ci ha fatto un
domande, ma... No. Spero che... spero che non ce ne siano. Sì. Come speri che non ce ne siano? La mia collega ha visto me passare dalle stalle alle stelle in pochi secondi all'ultimo collegio docenti, perché vi racconto questo, erano le 5:10, dopo 2 ore e un quarto di collegio docenti, estenuante, sta il preside, ci saluta, io alzo la mano e il preside dice: ma Lanza vuole dire qualcosa alle 17:10? E c'è stato un e invece quello che ho detto è stato: ma dato che questo collegio era straordinario, possiamo sperare che il prossimo non ci sia. E quando il preside ha detto sì, acclamazione, quindi lì è passato il cambiamento repentino di umore della folla, no? Che da eroe. Quindi, se qualcuno vuole fare una domanda, ti ricordo che sono le 20. Ma i problemi della corona? Come? La temperatura che si ha. La temperatura della fotosfera? Sì, allora, il sole è organizzato, io non è che sono un grande esperto di sole, però il sole è organizzato a gusci, c'è una regione centrale dove avvengono le reazioni di fusione nucleare e poi ci sono regioni via via esterne. La regione che a noi interessa di più come esseri umani è la fotosfera, cioè quella dove viene originata i fotoni che arrivano da noi, che è circa 6.000 Kelvin. Però non è l'ultima regione, non è la più esterna, ci sono delle regioni che si estendono per credo anche quasi 1 milione di chilometri intorno al Sole, sono delle regioni ricche di plasma ionizzato, plasma, elementi completamente ionizzati, che ovviamente non si vedono, se non in particolarissime circostanze, tipo durante le eclissi totali di Sole, si vedono questi sbaffi attorno al Sole. Tra l'altro invece, tornando a una cosa sempre sul Sole, visto che qua appunto siamo astrofili, uno dei primi che si mise a giocherellare con gli spettri solari fu un grandissimo astrofilo, ovviamente un grandissimo astronomo, che si chiamava Friedrich Wilhelm, poi non dico il cognome, però era tedesco, però poi emigrò a Bath in Inghilterra, allora divenne Friedrich William Herschel, e quindi è uno dei più grandi astronomi, tra l'altro il primo che si disinteressò dei corpi celesti, lui è stato il primo astrofisico, voleva studiare lo spazio profondo e infatti fu l'unico che trovò un pianeta, perché anche lì ci vuole ironia, era l'unico che non li cercava e l'ha trovato lui. Però lui, studiando il Sole, da bravo fisico, anche se forse non sapeva di esserlo, mise un oggetto, un prisma, quello che è un reticolo, per sparpagliare la luce del Sole. E finì, lo avevano fatto tutti, l'aveva fatto Newton. Ma lui ebbe un'idea geniale, disse: ma tutte queste fettine dello spettro portano tutte la stessa energia, lo stesso calore. Allora ci mise un termometro sul viola, poi un termometro sul blu, poi sul verde, sul giallo, sul rosso. Poi gli scappa il termometro e va in una regione dove non c'era luce. Il termometro si scalda ancora di più, in una regione oltre il rosso. E lui praticamente quello che ha scoperto la radiazione infrarossa, perché si è reso conto che lui non vedeva qualcosa, ma lì arrivava qualcosa che scaldava. Lui la voleva chiamare in un altro modo, no? Non mi ricordo, non la voleva chiamare infrarosso, era un nome, era abbastanza creativo, cioè. Però poi, dato che era nello spettro oltre il rosso, ha prevalso infrarosso. Quindi Herschel ha avuto un contributo notevole anche su questo. Il discorso che facevamo prima in Ternos, che è molto interessante sul riscaldamento. Sì, sì, diciamo che Herschel è un altro che fece una teoria veramente strana e morì anche schernito da tutti. Per questo, cioè lui aveva visto, secondo lui, una correlazione fra il ciclo del Sole, delle macchie solari e il prezzo del grano, e quindi lui praticamente si era fatto un'idea che il ciclo solare impattasse sulla Terra. Diciamo che Trump ne avrebbe fatto un eroe in questo momento, no? Cioè è tutta colpa del Sole, no? Cioè quello che succede sulla Terra, però... in realtà ci sono degli studi recenti della gente che nel 2001-2002 ha trovato un meccanismo per cui
la magnetosfera del Sole, che è una cosa che dipende anche quella dal ciclo solare, quindi dal numero di macchie solari, in ultima analisi, si estende o si rimpicciolisce nel corso di questo ciclo. E quando è molto estesa arriva addirittura oltre l'orbita di Nettuno. Quando è molto compatta arriva a malapena intorno a Marte, Giove. Allora, dato che la magnetosfera è la calamita dell'esperimento di prima, fa sì che i raggi cosmici che arrivino da lontano, che sono carichi, curvino e vengano incanalati per esempio sui poli solari, questa magnetosfera quando è estesa noi siamo più protetti dai raggi cosmici, quando è meno estesa siamo meno protetti. I raggi cosmici che arrivano sull'atmosfera secondo questo studio fanno degli sciami e questi sciami di particelle secondarie fanno da nuclei di condensazione. In pratica, quando ci sono più raggi cosmici, ci sono più nuvole in cielo. Se ci sono più nuvole in cielo, arriva meno radiazione, perché chiaramente la nuvola è bianca e risplende il Sole. Quindi è un meccanismo, secondo loro, indiretto. Non è il Sole che è più caldo o più freddo, anche perché la quantità di energia che rilascia il Sole tra un massimo e un minimo è veramente costante a meno di 1%. Quindi non è che ci butti fuori più caldo o meno caldo. Però, secondo loro, quando ci sono più nuvole, ovviamente questo è vero, noi sappiamo tutti, abbiamo sentito parlare tutti delle cose tipo l'inverno nucleare o il fatto che quando ci sono state delle clamorose, grandissime eruzioni vulcaniche che ha messo in orbita della polvere sulla Terra, ci sono state delle microglaciazioni, no? Cioè la famosa teoria secondo cui Napoleone avrebbe perso a Waterloo perché in quell'anno lì, nel mese di giugno, di luglio, quando era un pantano, perché pioveva sempre, cioè non c'era secco. E perché? Perché era esploso non mi ricordo se era il Krakatoa, non mi ricordo quale vulcano fosse esploso, per cui non c'è stata l'estate quell'anno lì. Quindi ci sono degli effetti, sicuramente. Ora, dire che prima della Terra dipende interamente dal Sole, no, nel senso tenderei a escluderlo. E comunque, se il Sole ci mette di suo, noi cerchiamo di correggere gli eventuali problemi, cerchiamo di non metterci del nostro, no? Cioè, se uno vive vicino a una centrale a carbone, magari è meglio se non si fuma due pacchetti di sigarette al giorno. Però Trump dice, tanto viviamo vicino a una centrale a carbone, che io ne fumo tre pacchetti di sigarette al giorno. Quindi ognuno, tanto ha ragione lui. Va bene. Quindi scusa, le maggiori nuvole faranno un effetto coperta. Fanno un effetto riflettente perché sono bianche e quindi riflettono indietro la radiazione e quindi c'è un pochino più freddo. Quando piove estate fa più freddo, nel senso arriva meno radiazione, cioè meno insolazione. Meno insolazione e quindi minore riscaldamento della superficie terrestre. Quindi poi da lì a dire che c'è una correlazione con il costo del grano, cioè poi sappiamo che in quel periodo lì c'è stato anche un altro minimo delle macchie subito dopo che Galileo le aveva scoperte nel 1609, per una 60-70 anni non hanno più visto una macchia solare, quindi, e questo è stato collegato a degli altri fenomeni localizzati, però non globali, di raffreddamento. La temperatura non è molto diversa. Assolutamente. Benissimo. Prego. Che tu sappia, ci sono degli studi recenti che discriminano l'attività per quanto riguarda sempre l'effetto del riscaldamento globale, cioè il contributo del Sole e il contributo antropico, perché che riscaldamento ci sia ormai sembra essere certo. Però io ho sempre in mente che comunque un po' dell'attività solare ci sia. Allora, secondo Tozzi, che abbiamo visto recentemente al Festival della Scienza, su 2000 lavori scientifici pubblicati negli ultimi 20 anni, il 99,99% dice che la causa del riscaldamento è da attribuire praticamente integralmente all'opera dell'uomo. Infatti lui puntualizzava proprio questo. Quando alla televisione sentite dire c'è della gente che invece dice che non è così, dice ma quale? Perché? Cioè, dice il 99,99% e lui dice neanche nelle elezioni in Russia il CUS sia il 99,9% dei sì, no? Nel senso, quindi
Quando loro, però tu senti sempre dire che c'è l'altra campana, però non si è mai capito, però fa parte delle regole del business, del giornalismo, di creare questa aspettativa di confronto, però non c'è confronto, perché c'è una, veramente, non un'unanimità, di più. E quindi, infatti gli unici due lavori che non erano d'accordo erano due lavori fatti da non climatologi, di cui uno dei due è il nostro buon Zichicchi. Ah, okay. Sì, ma sia Zichicchi sia Zichicchi. Che ha questa idea che... Avete visto che Kelvin cosa diceva? Ma sì, c'è l'età forse. Non lo so. Beh, ah. Poi c'era anche, non so, il libro recente di Paolo Fuso che diceva sta qua ciò che dà Nobel, dove qualsiasi anche premio Nobel poi può prendere delle cantonate in campo. Allora, assolutamente sì. Nel 1000, allora Mendeleev non ha preso il premio Nobel perché tutti gli volevano dare il premio Nobel, ma Arrhenius, che già dal nome era di lassù, era scandinavo, che era socio, era membro dell'Accademia Reale norvegese, ha posto il veto. E ha posto il veto perché Mendeleev aveva criticato una teoria di Arrhenius sul mescolamento delle soluzioni idroalcoliche. Abbiamo visto l'evento dove ha portato la grappa, ma la vodka marcata Mendeleev, che è un'altra bufala, però ti vedono la vodka di Mendeleev che è inventata lui, e quindi poi glielo vorrei andare l'anno dopo, però poi è morto, poi a una certa età prima poi la gente muore, quindi non puoi non dare. Lo facevano notare, questo invece lo poteva notare Perry, il ritardo con cui si ha la tradizione dei Nobel, per carità, a volte sono anche invece troppo immediati, però il bosone di Higgs, sapete che recentemente l'hanno preso in due, nel senso che l'ha preso Higgs, l'ha preso un altro e il terzo era morto, nel senso che poi la gente... Anche quello che ha coperto l'oscillazione del neutrino, purtroppo è morto. Ripeto, ci sono delle cose che sono fisiologiche, nel senso il premio Nobel a Einstein non glielo possiamo più dare perché lui è ipotizzato alle onde gravitazionali, ci metti 100 anni a scoprirle, però ci sono delle volte in cui magari appunto ci sono anche banalmente delle ripicche fra scienziati, no? Nel senso lui mi ha criticato il lavoro e io che sono membro, va anche detto, come dicevano allora, che il premio Nobel non era un gran premio, c'erano altri premi più notevoli, che adesso ultimamente so che hanno istituito dei nuovi premi che sono molto più remunerativi del premio Nobel da una decina di anni, cioè proprio tipo 30 milioni di dollari contro, credo che sia 1 o 2 il premio Nobel, non so, prestigio. Non ho ancora vinto, quindi non so fare i conti. E quindi no. Per cui sì. Quando lo stesso anche non ci credeva, la società di un certo punto. Sì, quando si è reso proprio della discontinuità per cui l'equazione andava. Sì, sì, ma lui, ma Einstein aveva dei grossi dubbi, cioè Einstein ne ha detto anche lui qualche millinata, cioè nel senso ha detto le onde gravitazionali possono anche esistere, ma sicuramente nessuno le potrà mai vedere. Effettivamente, effettivamente se voi avete un'idea di che cosa vuol dire rivelare un'onda gravitazionale, vuol dire vedere quando passa l'onda la Terra, cioè tutto lo spazio si allarga e si contrae, quindi se tu fai andare un raggio di luce avanti e indietro e avanti e indietro in due direzioni ortogonali, tu scopri quello che viene chiamato un sfasamento. Il problema è di quanto si allarga, cioè si allarga delle dimensioni di circa un atomo su una distanza di miliardi di chilometri. Quindi quando tu devi rivelarlo su pochi chilometri di distanza, perché Virgo comunque è su 3 chilometri, però non ricordo, più o meno l'ordine di grandezza è pochi chilometri, vuol dire che tu devi accorgerti che una distanza è stata modificata di
7 o 8 ordini di grandezza meno della dimensione di un atomo. Quindi sono esperimenti difficili. E è per quello che ci ha voluto tanto tempo. Bisogna misurare cose piccole. In fisica cose piccole è sempre difficile misurare. Sempre. Cose grandi si misurano bene. Cose piccole è difficile. Bene. Bene. Allora.